Dunque, bene, proviamo a vedere questa scacchiera, vedere se riusciamo a ottimizzarla. Nel senso che la scacchiera di per sé è molto bella, segnala di avere sostanzialmente 27.983 vertici, in realtà vedremo che ce ne sono molti di più, e cominciamo dalle cose semplici, cioè cominciamo a vedere se per caso la base è fatta correttamente. Nel video io avevo spiegato come suddividere, quindi vediamo modalità modifica. Ecco, vedete che nel video io ho spiegato come suddividere la parte di sopra come vertici, però vedete che qui abbiamo una serie di vertici in più, che sono questi sulle parti laterali e anche in fondo. Quindi, soprattutto lateralmente, conviene forse selezionare tutte le facce laterali, anzi gli anelli in questo caso. Quindi prendiamo qui, facciamo Alt questo, Shift Alt questo, prendiamo tutti questi edge loop che non servono a niente e poi facciamo Canc e dissolviamo gli spigoli, direi. Ok, così abbiamo ripulito degli spigoli che sono un po' inutili. Quindi torniamo qua e vediamo che, vabbè, adesso qui non, li abbiamo ridotti in realtà rispetto a prima, ma così almeno abbiamo il lato un pochino più pulito. Ok? In realtà si potrebbe fare anche di sotto, di ridurre i vertici di sotto con lo stesso criterio. Quindi possiamo andare qua, selezionare magari per facce. Quindi selezioniamo una faccia. Una faccia, selezioniamo tutte le facce. Seleziona per caratteristica simili, Shift G, prendiamo quelle complanari e poi queste cancelliamo e dissolviamo le facce e abbiamo un'unica faccia di sotto. Ok, vi ho cancellato tutti i vertici che non ci servivano lateralmente e sotto, e questa è una primissima cosa. Poi adesso andiamo nel merito dei pezzi. Ora, ho visto prima che i pedoni lato sinistro, se li clicchiamo, tasto destro. Ecco, il fatto che si impieghi tantissimo sulla mia macchina, che è un po' un mostro per selezionare un oggetto, vuol dire che c'è qualche cosa che sta impegnando tantissimo nella scena. Adesso cercheremo poi di capire che cos'è. Allora, se andiamo in edit di questo pedone, vediamo che è composto sostanzialmente da 520 spigoli. Riproviamo. Ah, ok. Sono tutti separati, quindi facciamo A. Sono 520 spigoli. Ora, 520 spigoli per una roccia, un pezzo d'erba, eccetera, potrebbero essere un pochino tanti, nel senso che per essere veramente low poly, io direi che una cosa del genere, che potrebbe averne un po' di meno. Questo, secondo me, è dovuto al fatto che qui si sono scelti gli icosaedri, insomma, un pochino con di default, mentre invece forse la cosa più piccola è la testa, questa roccia qua, forse poteva essere fatta più piccola. Quindi un modo per farla più piccola, cioè per farla occupare meno spigoli, è quello del Decimate. Decimate è un modificatore, si attiva di qua, si può fare decimazione e poi qui mettiamo triangola. E gli diciamo sostanzialmente di ridurre i vertici, quindi con questo oggetto qua possiamo sostanzialmente ridurre i vertici di una percentuale che fissiamo noi. Quindi adesso non li vediamo, a meno che non facciamo il tab per andare in modalità oggetto. Vedete che qui ci calcola quanti sono le decimazioni che sta facendo. Quindi vedete che riducendo lui riduce la quantità. Quindi decima tutto l'oggetto e quindi da 500 possiamo ridurlo a una quantità inferiore. Per esempio, possiamo andare sotto i 200. Ok, 200. 200 direi che per un oggetto low poly può essere sufficiente. Quando abbiamo finito, facciamo applica e questo diventa il nuovo
il nuovo pedone che ha 200 vertici anziché questo che ne ha, qui dice 300, beh, sono leggermente diversi, quindi conta 214. Ah, perché probabilmente sono ricopiati l'uno sull'altro. Adesso sono tutti a pochi vertici, perché probabilmente ne sono stati copiati e fatti in modo tale da avere meno vertici. Però se sono veramente copiati, dovremmo vedere nella modalità oggetto che qui dovremmo avere un pochino meno vertici complessivamente. Comunque questo non è il problema più grande di questa scacchiera. Adesso vediamo ai problemi un po' più seri. Ad esempio, se andiamo in questa cascata e la clicchiamo, vedete che mi dice superficie pezza, quindi vuol dire che è stato ottenuto in un modo un po' particolare, attraverso una delle opzioni molto sofisticate che ci sono qui sulla destra, ma questo vuol dire che non è una mesh vera e propria. Il fatto che non sia una mesh vera e propria ce ne accorgiamo andando in modifica. In modifica vediamo che ci sono una serie di superfici che e non sappiamo a priori, infatti vedete non ci dice, cioè ci dice che sono 16 vertici perché i vertici sono quelli di questo piano che ha generato questa pezza, ma se noi questo oggetto lo trasformassimo in mesh, che è quello che serve per l'export, vedremmo che vengono fuori molti più vertici. Infatti qui per convertire le curve e le superfici occorre fare, credo, Alt C, no, Ctrl C, no, Shift C, forse Shift C, neanche, scusate, devo trovarlo, cioè c'è un'opzione che ci permette di convertirlo, quindi facciamo con la barra spaziatrice curva e vediamo che facciamo converti, non li trovo, forse, ecco, dobbiamo essere in modalità oggetto, ok, quindi avendo selezionato l'oggetto facciamo converti, Alt C, vedi, converti a, e converti, crea mesh da curva, meta, superficie, testo. Questo ci permette di avere proprio solo la mesh della pezza e vedete che a questo punto ci rendiamo conto che di vertici ce ne sono tantissimi. Essendo un oggetto possiamo utilizzare la stessa decimazione che abbiamo visto prima e possiamo andare qua e ridurre praticamente il numero di facce. Vedete che man mano che riduco, adesso sono 166, riduco, la pezza rimane sostanzialmente, se rimane sostanzialmente buona. Comincia a decomporsi quando arrivo a 4 facce, che però comunque potrebbe, per un low poly andrebbe bene, ma noi teniamoli a circa 18 facce, ok, qua. Quindi se noi facciamo applica in questo modo vedete che abbiamo molti meno vertici e quindi questo diventa a tutti gli effetti low poly. Quindi a questo punto in modalità modifica quello che potremmo fare ancora è selezionare tutto, otteniamo i triangoli così oppure prendiamo le facce e cerchiamo di Alt J di trasformare e di ridurre un po' i triangoli, ma così va bene. Ok. Quindi abbiamo sistemato questo pezzo. Andiamo sulla torre. La torre va benino, ma se la guardiamo anche lei ha un po' 355 vertici. Ok, e qui possiamo applicare lo stesso criterio di decimazione. Magari facciamo triangola, quindi adesso abbiamo 432 facce, che non sono la stessa cosa di vertici, e proviamo a ridurre in modo tale da ridurre il numero di facce.
Ecco, vedete che adesso siamo arrivati a 300, 200. Ecco, possiamo arrivare tendenzialmente sotto i 200. Si perde qualche dettaglio, ma sostanzialmente la forma generale si dovrebbe conservare. Forse si perde questa roccia sulla destra. Quindi il massimo era se così. Se facciamo così, ok, se togliamo triangolo, anche okay, rimangono un po' quadrate, che forse va meglio, e simmetria, va bene, niente. Comunque così abbiamo già ridotto. Se noi applichiamo, abbiamo un oggetto che comunque ha meno vertici di prima. Infatti abbiamo adesso sostanzialmente 198 vertici, che sono la metà circa di prima. Il cavallo, che ce l'abbiamo qua, il cavallo adesso ce lo dà a 578 vertici. Vedete che ci sono dei vertici un pochino inutili, che sono questi, queste facce. Quindi noi applichiamo lo stesso criterio, quindi decimazione. E poi da 552 proviamo a ridurlo un po'. Vedete che non è cattivissimo. Proviamo a ridurlo a circa la metà. In più siamo a... Ok, così. Se noi facciamo così, siamo passati a un cavallo che ha molte meno facce, ma è ancora nettamente riconoscibile come cavallo. Ma a questo punto abbiamo soltanto 158 spigoli, 158 di tutto. La cosa interessante è questo oggetto qua, che in realtà vedete che non riesco a quantificarlo, però è un sistema particellare. Se lo convertissi effettivamente, tanto anche prima potevamo convertire da qua, comunque, anzi sono due sistemi particellari. Comunque se io converto questo sistema particellare, improvvisamente vedete che andando in modalità modifica mi dice che questo oggetto sono 50.000 vertici. Ecco qui il concetto del decimatore non funziona, perché se io provo a decimare, non, di fatto non riesce, vedi? Richiede proprio delle facce, invece questi sono praticamente degli spilli. Allora, questo che forse vorrebbe essere un pompon, no? Suggerirei di farlo come semplice icosaedro, quindi io suggerirei semplicemente di cancellarlo ah, è stato un CTRL Z, l'ha imparentato, o se no facciamo direttamente Capito perché questo oggetto probabilmente bisognerà andare qua e dirgli di togliere questi sistemi particellari. Ok, qua sistema particelle, sistema. Ah, ok. Ecco, quello che è secondo me interessante è sostanzialmente solo questo, quindi che era comunque il cavallo. Ah, tu li hai imparentati fra di loro. Comunque, questo qua è lui. Selezioniamo magari solo queste rocce. E poi magari le ingrandisci leggermente. Notare che il cavallo stia sopra la roccia. Io direi che sta meglio su una roccia che non su un pompon. E forse volevi fare l'erba, ma quello è un sistema che non è assolutamente portabile. Poi vediamo un po' altre cose. Questa direi che ci sta. Ok, sono però 286 vertici, che sono forse tantini.
Quindi proviamo a decimarlo. Ah, qui c'è anche un sistema particellare. I sistemi particellari io li toglierei. E in generale eviterei di usare le particelle e anche i movimenti perché non sono gestiti in generale. Comunque, qui abbiamo questo che è lui, 186. Andiamo il modificatore decimazione. E qui anche direi che riduciamo. Vedete che riducendo comunque si riesce ad arrivare a anche pochissime facce, qui 44 magari diciamo un pochino di più, 70 facce, e poi con applica l'abbiamo rifatto con tendenzialmente molti. Ecco qui abbiamo soltanto 81 vertici per l'airone. Tutti i sistemi particellari io li toglierei, anche qui vedo. Ah, tra l'altro queste freccine qua vuol dire che ci sono dei legami di parenting, ma quelli non dovrebbero essere un problema. Però vediamo un attimo. Selezioniamo questo. Ok. No, questo va bene. Vediamo le foglie, questa va bene, no, questa secondo me va bene, l'airone gli abbiamo tolto il sistema particellare, secondo me tu hai avuto problemi sull'airone sostanzialmente per i sistemi particellari. E poi vediamo un attimo qua ancora. Questo è una cosa strana. Non riesco a selezionare. Ah sì, l'abbiamo selezionato. Ecco, questo oggetto era un cubo. Però anche lui sono 466 vertici. 466 vertici. Ecco, una cosa che non capisco è se le normali sono giuste. Vediamo. Andiamo a vedere le normali. Vediamo come escono le normali. Aumentiamo le normali. Ma sembrerebbe che... Ah no, ecco, vedi che c'è un problema. Il problema è dovuto al fatto che le normali, come vedi, escono verso l'alto, ma non nell'altra direzione. Quindi questo, cos'è, un gallo che tu hai fatto cancellando probabilmente tutte le facce, avrà sicuramente dei problemi. Quindi questo gallo cominciamo a fare una piccola trasformazione, suggerirei, che è quella di andare qua e aggiungere il modificatore, qualcuno l'ha citato, di solidifica. Okay. Vedete che lo rende un pochino più cicciuto, aumenta in realtà, applichiamolo, aumenta in realtà il numero di vertici, però vedete che aggiusta le normali. Poi visto che in ogni caso i vertici continuano a essere un pochino tantucci, 932, aggiungiamo il solito decimatore. In modalità oggetto si vede meglio, così si vede decimando come distruggiamo la forma. Vedete che si distrugge, ma in maniera ancora relativa. No, qui forse siamo. Facciamolo, teniamolo così, forse si conserva un po'. Facendo applica e poi andando a vedere, abbiamo solo 376 vertici. Che possono anche essere interiore. Mi piacerebbe averne un pochino di meno. Riproviamo. Decimazione.
E proviamo a decimarlo ancora un po'. Ah no, decimandolo così. Vabbè, teniamolo, tanto l'importante è che siamo rimasti ancora in una quantità umana. Poscia, vediamo altre cose che ci sono. Modalità oggetto, qui ci sono delle cose che pendono. Andiamo a vedere, visto. Allora, particelle non emesse. In modalità modifica, questa è una roba che ha 867 vertici. Poi mi spiegherai come hai fatto a fare tutte queste cose che pendono. Sono belle, occupano tanti vertici. Proviamo a vedere se riusciamo a ridurre i vertici con la decimazione. Ah no, ma qui c'è una. C'è in realtà un sistema particellare. E se lo tolgo? Ok, non serviva per fare quello, quindi probabilmente serviva per fare qualcos'altro, ma non ho capito. Comunque, diciamo che dovresti togliere tutte le particelle, e mettiamo invece il modificatore solito, decimatore, in modalità oggetto andiamo a diminuire le facce, vediamo se riusciamo a diminuirle in maniera da conservare. Sembra che possiamo farcela, nel senso che si deforma un po', ma la struttura generale. E questo qui sarebbe l'opoli, eh? Così diventa abbastanza. Nel senso che vedi che queste cose che scendono sono dei coni. Ecco, se scendiamo ancora di più, no, così va male, quindi mettiamolo circa a 0. Qui possiamo anche digitare 0,1, che vuol dire un decimo di prima, e poi applichiamo. Ok, in questo modo questo oggetto siamo arrivati a 590. Ora, io adesso questo esempio l'ho fatto soltanto per 4 di questi oggetti e il conteggio è già diminuito di quasi 10.000 vertici. Sono convinto che riapplicando tutto questo procedimento anche ai pezzi residui, quindi col decimate progressivo, si riesca lo stesso ad avere un effetto interessante. Infatti, se volete, vi faccio la rendering. Ok, quindi vedete che tutto questo semplificazione fatta qua ha mantenuto di fatto un qualche cosa di presentabile. Forse il cavallo si è un po' distrutto, ma fa parte del gioco Lopoli. Ma l'airone e questo Fenice, insomma, si sono conservati in maniera corretta. Ed è che c'è una leggera differenza anche fra questa torre e questa torre, ma questa torre sicuramente si può portare in OpenSim senza problemi. E diciamo che ovunque prima c'erano dei sistemi particellari, toglieteli. Perché anche se non contano come vertici del conteggio, però sono una finta. In più poi una cosa che stavo notando è che qui abbiamo l'uso dell'animazione. L'animazione io tendenzialmente lo sconsiglierei, anche perché qui ho visto che sono state usate delle animazioni, ma non fanno niente. Ma io non le ho spiegate. Possono essere usate in high fidelity, ma in questo contesto mi sembra che sia francamente eccessivo. Per il resto, ottimo lavoro fin dall'inizio. Ripetiamo, le cose da farsi sono sostanzialmente convertire tutte le curve e le altre cose particolari in mesh, applicare sistematicamente il decimate. E il risultato secondo me è interessantissimo. Ah, ecco, poi controllate. Ecco, questo qui forse secondo me ci sono i sistemi particellari all'opera qua.
Controlliamo un attimo questo. Questo è una icosfera, era in origine, ma qui c'è un modificatore, questo. Ok, che io toglierei. Decisamente meglio. E anche qua toglierei. Ecco, quindi tutto questo effetto qua che volevi fare, secondo me nel low poly non ci sta. E non è portabile, non ho idea di cosa succede quando porti queste cose. Secondo me creano soltanto, creano dei file di transito estremamente grossi. Non venivano conteggiati nel conteggio dei vertici, ma sono sostanzialmente inutili e dannosi. Ok, per questo credo che sia tutto. Non sono andato nell'altra parte, ma credo che il sistema si possa applicare tanto quanto. È tutto.